siamo molto contenti di aver avuto la palestra e anche le aule nuove con spazi per fare anche attività. Sì, è proprio un nuovo giorno, anche un nuovo inizio, proprio per la possibilità che abbiamo quest'anno, nuove possibilità, specialmente per il cortile nuovo, quindi possiamo finalmente fare attività anche all'aperto e anche proprio per la struttura che è molto migliorata, sia le aule sia i bagni, è proprio una nuova scuola. Abbiamo un nuovo cortile, una nuova situazione anche in classe, un nuovo ambiente. Non c'è siamo più. Senza mascherine, siamo... soprattutto. Finalmente siamo senza mascherine, che è una grande novità. Soprattutto perché dopo anni che le interrogazioni, le spiegazioni dei professori, era tutto molto difficile, diciamo, da capire, da seguire le lezioni, e invece ora dovrebbe essere tutto più semplificato, diciamo, si sta cercando di tornare alla normalità piano piano ed è quello che volevamo. Le novità sono tante, perché speriamo di rifondare un po' anche il rapporto fiduciario, non solo con i ragazzi, con le famiglie, dopo questi due anni in cui abbiamo assistito a un cambiamento epocale dei rapporti e delle relazioni. Adesso siamo pronti a ripartire. Si riparte qui con tante novità, preside, dicevamo, perché finalmente c'è un cortile, c'è un campo, ci sono spazi adeguati per i ragazzi. Sì, sorrido perché insomma questo ci siamo riusciti dopo tanti anni, ancora chi mi ha preceduto aveva dovuto chiudere il cortile, adesso siamo pronti a riaprirlo dopo i lavori che sono stati fatti all'edificio e quest'estate è arrivato il momento anche di rivedere proprio l'assetto del cortile, sempre nella salvaguardia dell'edificio. Noi ricordo sempre che siamo un edificio storico, quindi non è che potremmo fare tanto, ma dobbiamo limitarci a quello che è possibile. Non intacca chiaramente il valore dell'edificio. Quindi...